Mi ha solo detto Dario, ti prego, grazie a tutti. Grazie ad Atene, al popolo di Atene. All over the Mediterranean. Kiev. And they're sending their own message against war. Mr. Putin. Siete un grandissimo esempio di solidarietà, di civiltà, di umanità. Siamo sommersi dalle proposte di aiuto, ma veramente di tutti i tipi. Sì, naturalmente arrivano donne e bambini, maschi non possono uscire dal paese, perciò diciamo sono faccia più fragile. Che arriva. Il nostro paese sta vivendo giorni difficili, è una catastrofe. Grazie Eugenio. E visto che si parla di Europa, l'Europa è in Ucraina. Noi siamo di fronte a un'Europa che forse. Certamente abbiamo creato un comitato. Grazie. Ci siamo in coordinamento con l'ambasciata. Iniziamo incordialmente tutti associazioni in Toscana, in tutta Italia, anche in Polonia, Romania, insomma stiamo creando una macchina molto potente organizzativa. Vedere alla televisione quello che sta accadendo, le bombe, sta schiacciando un popolo libero, un popolo in grado di darsi il proprio governo, il proprio futuro. Chi sono? Lo scopriamo in questi giorni perché alza la voce e ci fa capire quanti sono in mezzo a noi. Cantieri? Ecco, sono persone che hanno a prendersi la famiglia, sono testimonianze incredibili. Ciao Giorgia! Grazie! Domani avremo un vertice con ideologie che va al di là di ogni schema. È quello di chi dice dal Mar Caspio, dal Mar Nero fino alla Scandinavia. La sindaca di Sarajevo piangeva! Determinazione nel condannare quello che sta facendo Putin, il passaggio di relazioni, di rapporti, perché anche dalla Russia ci possa essere una risposta.